erano Genova attualmente nel momento del comune. Ma quando fu possibile il momento della comune? Quando, questo è molto importante, quando a un certo punto ci si accorse che Terlizzi aveva una, un gruppo di amministratori capaci che poteva portare avanti un comune nella sua comune. Questo è il punto fondamentale, perché già quando noi avevamo un comune unificato, cioè quello di Montecorvino Rovetta, con una realtà molto vaga, con vocazioni completamente diverse dal punto di vista territoriale, e in particolare Terlizzi aveva questa vocazione diversa, in effetti nel comune di Montecorvino Rovetta c'era un gruppo molto valido di amministratori, e da quel momento si capì che questi amministratori potevano portare avanti anche un comune nella sua assoluta autonomia. Tra l'altro anche con una, come dire, particolare selezione anche della nuova classe dirigente, dei nuovi amministratori e le nuove generazioni, di cui naturalmente fai parte anche tu, cioè questa generazione nuova che poteva poi portare avanti il messaggio che veniva anche dalla generazione precedente. Questo è stato l'elemento centrale che ha dato la possibilità a Terlizzi di essere un comune autonomo e di essere poi validamente amministrato in Italia. E tra l'altro, quindi voglio complimentare con te, perché hai in un certo senso unito un po' tutti questa sera, tutta la comunità di Terlizzi, c'è anche un'amministrazione precedente, questo sta a significare che nella dialettica e anche nella contrapposizione destra, sinistra, maggioranza, minoranza, però sta di fatto che al momento in cui, diciamo, tutta la comunità si conosce, è comunque